A Venafro, oggi più che mai, lavori in corso. Da stamattina uomini e mezzi all'opera lungo il corso, lo snodo principale, il salotto buono della città. In corso la ripavimentazione della strada. Con quello odierno si chiude il fitto programma di lavori che per settimane hanno interessato più di 60 strade cittadine. Un intervento così ampio e massiccio a Venafro non si era mai visto, ha detto qualche giorno fa ai nostri microfoni il sindaco Alfredo Ricci, merito del 1.200.000 euro di fondi ministeriali intercettati dal comune. Intento a supervisionare i lavori, incontriamo il responsabile della ditta esecutrice che annuncia la prossima conclusione degli interventi. Siamo agli sgoccioli, abbiamo finito. Questo è l'ultimo intervento che ci rimane, dopodiché avvieremo le migliorie da progetto, che saranno una postazione fitness su via Maria Pia, abbellimento delle aiuole, rivalutazione delle aiuole e qualche altra piccola accortezza come cestini per la differenziata e supporto a bicicletta. Questa è la strada più trafficata della città, tanti residenti, le attività commerciali come bar e negozi di abbigliamento. Abbiamo cercato il più possibile di contenere i disagi, spiega il responsabile della ditta. Qualche disagio, ma che cercheremo di risolvere in modo tempestivo, quanto più veloce possibile. Ci scusiamo per quello che è stato, ma purtroppo non abbiamo potuto lavorare in notturna perché comunque i mezzi fanno rumori, hanno cittadini e quant'altro, quindi si è sempre optato per il giorno, ma risolveremo quanto prima. Insomma, l'avete sentito, entro domani i lavori saranno finalmente ultimati e Venafro, almeno dal punto di vista delle strade, sarà una città nuova.